Ok. Salvador. Quindi per la musica. Lo streaming è partito, un attimo di silenzio ragazzi, così passiamo con la il primo annuncio riguarda si sente? Si sente? Allora, un altro... Si sente ora? Si sente? Anche lì? No? È poi troppo. Okay. Il primo annuncio riguarda il video che è stato svolto nell'ora precedente con le classi. La prossima rete passerà entro martedì con il link per registrarsi all'agenzia Coronamento, che è un'agenzia per l'orientamento per il lavoro. Siete pregati di compilarlo, che è interessato, per inviato, se dovete amare. Buona fortuna. La seconda cosa riguarda i lavori svolti presentati per scelta durante l'assemblea straordinaria del 3 volte al 15 non regolamento dell'assemblea. Non è stata convocata l'altra assemblea straordinaria per via delle, prima la gita, poi le vacanze di Pasqua, poi tutte le pubblici. Siamo arrivati a questi 20 anni qua, doveva essere convocata almeno 3 giorni prima, non c'è stato proprio il materiale, per dire anche impegni come esame di Stato, del proprio interpretazione. L'altro punto è l'organizzazione di una festa scolastica all'interno dei pressi scolastici. La preside ci aveva concesso farla per oggi, però siccome è mancata proprio l'organizzazione e anche la collaborazione da parte di anche e soprattutto rappresentanti di classe, se lo organizzeremo per fine maggio, inizio molto probabilmente, in modo che in tutto maggio si possa recuperare chi ne ha bisogno, oppure comunque maggio è un periodo abbastanza complicato per la maggior parte degli studenti. Allora, se voi siete disponibili a raccogliere una pari a poco, che è intorno a un euro a persona, vi date rappresentanti di classe, e siete disposti sì o no, dite loro, perché altrimenti si può fare meno, perché senza soldi questo è un grande per la roba da mangiare, vedo se faremo fare dall'albergo. Però comunque ci vogliono i soldi. Per la musica è il tutto. Comunque dobbiamo pagare il servizio, l'impianto, la cosa per trasporto se per voi va bene, la SIAIA, che altrimenti non possiamo fare. Insomma, se c'è un po' di collaborazione, anche la sua non è una persona, che poi verranno raccolti dagli stessi rappresentanti di classe, impegnati a uno dell'istituto, cioè chi guarda un altro, che poi sia Jessica, oppure... No, per me e poi non lo so tecnico, cercheremo di farle arrivare. Basta che per... insomma, cerchiamo di organizzarci. Per la musica avevo pensato a Peppelata dell'Ada, perché è la persona che è più vicina, è un ex studente. È più vicina la persona più vicina a noi. Poi se ci sono DJ all'interno proprio del plesso scolastico, non lo so, è mai arrivato. Vabbè, adesso si fa l'organetto. Carbone, tu che... Benissimo. Vabbè, cerchiamo di organizzarci, insomma. Credo che la festa... C'è anche un gioco di produzione. Quindi, stavo cinque ragazzi che sono stati prescelti durante la settimana straordinaria del 30 marzo, siete pregati di darci tutta una mano ora per l'organizzazione della festa. Poi durante maggio cercheranno di convocare altra assemblea straordinaria, solo per rappresentanti dell'istituto, con i rappresentanti che sono stati scelti. E può essere anche un incontro pomeridiano, possibilmente di mattina, che farebbe un po' tutto, però è nella necessità anche se si deve fare, in modo da prepararlo prima che sia il primo tediamento del prossimo rappresentante.
L'altro punto è considerazione sull'operato dei rappresentanti dell'istituto, cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato. Maggio, silenzio per favore, è l'ultima assemblea, è un po' di rispetto e l'ultima. Credo questa qua sia la seconda, ossia di anni. Non leggo nei verbali, hanno ignorato le richieste per i ghiacci di istruzione del cliente. Abbiamo richiesto supporti per la riparazione delle persiane, non abbiamo ricevuto risposta. Ovviamente perché i verbali non vengono letti, non vengono letti o letti con superficialità. Adriano, per favore, perché l'altro rappresentante non i verbali sono stati letti, ma ogni volta che c'è stata un'assemblea abbiamo corretto tutti i problemi di cui parlavamo, li abbiamo fatti presentare alla PES e alla prossima carta, questa qua che presentiamo a voi durante l'assemblea. Se poi i problemi non vengono risolti per la riparazione delle persone, più che io di andarlo a dire magari ad altro, segnalarlo alla PES, non posso venire io qua a riparare. Per la mancanza di computer che è stata riscontrata nella maggior parte delle classi, i problemi sono derivati per per la mancanza di interesse a voi dell'ultima assemblea che poi hanno fatto. Per il fatto invece dei computer che mancano, è stato il problema più che altro del problema di logistica più presente all'interno di tutte le classi, ovviamente del geometro, tranne credo per il Moscato che è un metodo di vita di computer. Quindi tutti tranne il Moscato hanno avuto problemi con i computer. Anche se non dipende dal Moscato, il fatto qual è? Perché i fondi sono arrivati in inizio, i fondi che sono stati stanziati e sono arrivati. Quei soldi siamo riusciti a comprare quello che voi avete visto. Tutte le classi, tranne mi pare una sola, hanno avuto la lingua. Credo ci sia stata una sola classe scoperta dalla lingua. Mentre per i computer è la vostra e basta. Sì, che sarebbe la quinta C del primo piano. Credo comunque abbiate un po' di cambio classi oppure al fine è stato tutto una e vabbè. Purtroppo non possiamo farci niente, a meno che non facevamo una colletta al prossimo vabbè, questo qua è un altro verbale di Scalcioni Alessio e Popolo Carmela, che non sono di classe Scalcioni, quest'anno noi ragazzi seconda carta avevamo l'intenzione di capire l'apparato dei rappresentanti di come funzionasse tale organizzazione affinché potessimo capire affinché potessimo capire appunto l'importanza dell'assemblea di istituto. Invece ci siamo ritrovati con delle novità, tipo che prima che iniziasse l'assemblea i ragazzi delle classi quinte svolgessero attività di orientamento. Alla fine noi ci chiediamo a cosa servono gli articoli che ci hanno menzionato nel verbale se prima loro non sono secondo. Non sanno, però c'è una L. Non sanno, secondo noi, che cos'è l'assemblea di istituto. I nostri un merito è l'aver introdotto i verbali di stampati. Riguardo al fatto che le vite scendono prima dell'assemblea, non è un fatto che dipenda da noi, credo sia un fatto che interessa soprattutto a voi. Cioè, anche se ora non fate la quinta, la seconda carta. C'è un giorno, in quinta, nessuno vi preparerà un orientamento, oppure non ci siano giorni disponibili per fare un orientamento, credo voi andate in difficoltà, quindi 12 giorni disponibili che sono stati prescelti sono quelli dell'assemblea per non perdere la prima direzione. Non dipende da noi l'orientamento, l'orientamento di difficoltà, cioè viene prima di tutto alzato dalla presa, poi coordinato dalla prof. Norelli, che è la professoressa responsabile, e poi passa da noi che facciamo la circolare e la richiesta alla signora Gianni. Quindi non dipende da voi. Non lo so perché avete sentito che... cioè non lo so che cosa mi brucia più che altro che le vite siano scese. Credo ci siano incontri anche per le seconde o le terze. Certamente voi non potete fare orientamento in seconda, secondo me. Da quell'altro verbale che... vabbè, questo qua poi ce ne sono alcuni a favore. Meno altro.
Promesse fatte ai rappresentanti dell'istituto sono state mantenute. Giochi sportivi e viaggi di istruzione. Anche se la nostra classe non è stata considerata, che classe è? Ringraziamo il professor Iliano per l'organizzazione dei giochi. Una classe è questa, Angelo Cristian e Mastro Lea Giuseppe. Che classe è? Prima la casa. Per la nostra classe la testa studentesca si è rivelata molto che adesso, ma si potrebbe svolgere anche il palestra. Le promesse, riguardo le promesse fatte, vedo. Allora, le promesse fatte all'inizio anno erano la gita a Barcellona, Amsterdam, Lisbona e Barcellona è stata fatta. Per il biennio più o meno erano confrontate le liste a Sicilia, la Francia e più o meno tutti noi avevamo messo in Venezia, però già siamo stati l'anno scorso. La Toscana è stata tolta perché c'era un pericolo meningite anche in Toscana o dall'altra parte gestita. E le altre promesse erano i giochi sportivi e sono stati realizzati per il professore, i corsi pomeridiani che hanno nel corso di teatro è stato attualmente in attività, però a proposito manca gli iscritti, quindi chi vuole venisse a iscrivere. Poi la festa di fine anno stiamo per organizzarla, il Marco P è stato organizzato. Certamente poteva essere organizzato un po' meglio, però è stato fatto, non c'è stata la mancanza di questo. Un'altra promessa qual è? L'ascolto e la lettura dei verbali, durante un'assemblea più o meno, a parte alcune assemblee in cui almeno noi siamo stati per tutti i dirigenti, però vi posso assicurare che da parte nostra c'è stato il massimo impegno. Prima dell'assemblea tutti noi abbiamo perso almeno 2 o 3 giorni per preparare i verbali. Poi in fondo, se ne siamo un giorno, la cosa è impossibile. Dove è? Vabbè, comunque. Anche i modelli per stampare, questo è stato l'impegno nostro. Tutto quello che leggete è stato scritto da noi. Cioè, quindi non è che è fatto dalla prensa, è un impegno che qualcun altro si prende. Credo questo sia il lavoro di un rappresentante istituto. Spero che negli anni prossimi ci sia qualcuno che ne faccia davvero meglio di noi. Perché ci deve fare meglio di noi. Perché noi abbiamo fatto il minimo. Noi abbiamo fatto il minimo, quello che non è stato fatto negli anni passati. Abbiamo cercato di fare quello che più o meno si poteva fare. Spero che negli anni prossimi vada meglio. Vabbè, l'assemblea si chiude. Mi raccomando, per la festa di fine anno, il rappresentante di classe. Un'altra presentazione.